Buon mercoledì 3 febbraio 2016 e benvenuti anche oggi a Uno Sguardo tra i giornali, la nostra rassegna stampa di alcuni dei principali giornali locali e nazionali. Partiamo oggi, come abbiamo fatto ieri, dal quotidiano locale L'Attacco per analizzare e soprattutto approfondire alcuni temi più importanti del nostro territorio. Vediamo l'apertura che fa L'Attacco. Vedete? Al buio ancora per 6 mesi, un irriconoscibile e caotica rotazione getta intere parti di città nella più fitta delle tenebre. Silenzio di tomba dell'amministrazione. Antonio Bruno, Energy Manager di Landella, prova a stemperare. Si fanno solo segnalazioni negative. Il parco San Felice alla luce, la questione appunto del par, di uno dei parchi di Foggia che vedete con questa foto a testa senza luce e quindi sono messi sotto torchio, tra parentesi, gli amministratori e anche poi i gestori del servizio. Andiamo avanti, vediamo un altro argomento molto importante: 5 milioni investiti nel Foggia non garantiscono la Serie B. I fratelli Sanella devono costruire una società matura. La gestione della compagnia di calcio oscilla tra una concezione paternalistica e una singolare irresponsabilità dello staff tecnico. Margherita. Villette sul mare e anche sui rifiuti, quindi la questione rifiuti a Margherita, rapine a Lecce, vedete, preso il nipote di Moretti, poi abbiamo San Giovanni Rotondo, 7 milioni teorici per la difesa del suolo, Pompilio presenta progetti ma decide il ministro per l'ambiente, Cerignola, un misterioso tentato omicidio a scuola. La scuola Padre Pio alle prese con un ragazzo turbolento, genitori preoccupati. San Severo, la prevenzione possibile del cancro. Domenica è il primo di 3 appuntamenti di informazione oncologica. Bene, adesso andiamo avanti, apriamo gli interni dell'attacco e andiamo a vedere il fatto dell'immondizia a Margherita di Savoia. Vedete, i carabinieri del NOE scoprono un'area interessata da sversamenti illeciti di scarti. La spiaggia ha subito un innalzamento di circa 2,5 metri che sarebbe servita per dare avvio alle costruzioni di case, villette sul mare, ma anche sui rifiuti speciali. Il drone, utilizzata la nuova tecnologia che ha permesso di monitorare per 1 mese l'area individuata sotto la quale c'erano i rifiuti. Le villette sarebbero nate dalle villette sui cumuli di rifiuti speciali, seguendo l'esempio di un analogo progetto già espletato a poche centinaia di metri. Sequestro, l'area individuata è di 22.000 metri quadrati ed è stata interessata ad uno sversamento di 50.000 metri cubi di materiale inquinante. Sempre Foggia, l'operazione, scusatemi, ci spostiamo a Foggia città, l'operazione, a finire in manette questa volta è stato il più piccolo della famiglia, che insieme a persone ancora ignote ha assediato macellerie, centri scommesse, bar e supermercati, rapine a non finire, arrestato nipote del boss Moretti, caccia ai complici. Andiamo avanti e adesso ci spostiamo post Family Day che si è tenuto sabato scorso a Roma. L'autolesionato centrodestra si aggrappa alla famiglia e al desiderio di maternità. Il leader Bruno Longo dice: per la lobby gay dovrebbe essere un diritto l'avere dei figli, facile per loro, se hai soldi ti fai anche un figlio. Rappresentano solo stessi, loro stessi e non il variegato mondo degli omosessuali e delle lesbiche. Poi ancora vedete l'iniziativa, l'orgoglio delle donne democratiche per un PD che fa cose di sinistra. Maria Elena Ritrovato,
stare nel PD o per chi ha avuto qualche tentamento, restare nel PD, partecipare ai suoi processi democratici è una scelta consapevole che si rivela davvero giusta, secondo un esponente donna del Partito Democratico. Noi nel frattempo andiamo ancora avanti, appunto il caso San Giovanni Rotondo, 7 milioni per la difesa del territorio, poi si scopre che non c'è copertura. Centinaia di progetti presentati, molti dei quali esecutivi e definitivi, ma non finanziati. La decisione spetta al Ministero dell'Ambiente. Ortanova, professionisti e imprese, la filiera di interessi locali dietro il parco eolico. L'amministrazione di Tarantino ha contropartite ambientali pari a 8 milioni di euro, senza plausibili motivazioni. Adesso andiamo ancora avanti e ci spostiamo, vedete, alla presenza delle imprese turistiche del Gargano sul web che è molto bassa, vedete il dato, web inutilizzato da imprese turistiche del Gargano, solo il 32% è online e attivo. Sono sconcertanti i dati sulla digitalizzazione del comparto principe del promontorio, forniti da UP Gargano, progetto della Camera di Commercio di Foggia. Soprano dice: abbiamo analizzato un campione di 300 imprese. Andiamo avanti e ci spostiamo invece questa volta a Vieste e con questo chiudiamo. Vedete, Vieste, il prossimo 12 giugno si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale, elezioni, ci sono già 5 candidati sindaci e 80 candidati consiglieri. Bene, adesso andiamo avanti, ci spostiamo alla stampa nazionale e vediamo, quest'oggi per voi abbiamo la stampa, vedete la prima pagina e l'apertura di oggi riguarda il Movimento 5 Stelle con la stampa lo dice, con un dialogo aperto con ambiti e mondi della Chiesa. La legge supera il primo test degli unioni civili, il PD ad Alfano, avanti anche sulle adozioni. Prove di dialogo tra la Chiesa e il Movimento 5 Stelle sulle unioni civili. Europa, Moscovici a Renzi, dice: avete già avuto molto, Palazzo Chigi, le polemiche di austerity hanno fallito. Retroscena, quando Merkel chiese a Renzi: siamo amici? Senza rassicurazioni su conti e stabilità, il Premier continuerà a tenere alti i toni. Le interviste di oggi alla stampa, una all'ex Presidente del Consiglio Letta, che interviene sul rapporto tra Roma e Bruxelles, dice: se l'Italia continua così, rischia un pericoloso isolamento. Poi sui diritti civili, intervista a Monsignor Galantino: basta strabismi. Prima difendete la famiglia tradizionale. Il futuro dell'Unione Europea, il ministro Hammond, Londra vuole un buon accordo anche se non arriverà subito. Infine le primarie dell'America, Bill de Blasio vincerà Hillary, dice, nessuno è credibile tra i repubblicani. Centropagina, la fotonotizia, ecco il piano discusso con gli Stati Uniti per la pacificazione. Operativo quando si insedierà il governo Libia, truppe speciali italiane nella coalizione. Andiamo ad aprire gli interni della stampa e ci spostiamo al primo piano che riguardano l'approvazione della legge sulle unioni civili e sulle adozioni di figli da parte di coppie omosessuali. Vedete, le pregiudiziali non passano, il PD difende le adozioni. Nella foto abbiamo Monica Cirinnà, la senatrice che ha ideato questa legge. La Cirinnà non molla, questa è già una sintesi moderata del disegno di legge. I centristi giocano le ultime carte, tentiamo di trattare fino all'ultimo il retroscena, coi parlamentari del Movimento 5 Stelle tentati dal no. I 5 Stelle, il canale con il Vaticano, le visite di Di Battista, Morra e Lombardi da Becciu e Fisichella. I renziani attenti, alcuni grillini possono affondare il disegno di legge.
Il sondaggio, l'istituto di Piepoli ha fatto un sondaggio dove la stepchild adoption non convince, cioè l'adozione del figlio di uno dei due partner della coppia omosessuale. Infatti, al Family Day a favore della famiglia tradizionale risulta il 51% degli intervistati. Alla manifestazione a favore della nuova legge delle unioni civili soltanto il 35%. Nessuna delle due manifestazioni si dice favorevole l'11%, senza opinione il 3%. Poi ancora, sulla proposta di legge delle adozioni civili, scusatemi, delle adozioni gay, soprattutto della stepchild adoption, si dice contrario la maggioranza del campione, il 57%, favorevole soltanto il 42%. Sempre le unioni civili, vedete, basta con questo strasbismo, le famiglie tradizionali sono quelle da difendere di più, lo dice Monsignor Galantino, segretario della CEI. Family Day, dice, una giornata positiva. Chiudiamo con le cronache, vedete i partiti. Spese pazze nella regione Liguria, tra 23 rinvii a giudizio c'è anche il vice di Matteo Salvini. L'assessore regionale Rixi nei guai per i rimborsi. Toti, il presidente della regione, spero ancora che esista uno stato di diritto. Balzani, la candidata sindaco del PD, che sta effettuando in questi giorni le primarie, che si voterà domenica prossima, rilascia un'intervista alla stampa. E la sfida, le primarie del PD, è a tre, tra Balzani, che è attuale vice sindaco di Pisapia, appoggiata da quest'ultimo, tra Sala e Maiorino. Dice chi vota centrodestra stia alla larga delle primarie del PD. La candidata a Milano dice spero in un'intesa con Maiorino. I mezzi pubblici gratis, la mia è una sfida, la qualità dell'aria è una priorità, penso anche a un arcipelago di microisole pedonali. Bene. Adesso invece ci spostiamo alla testata sportiva, vediamo la prima pagina di Tutto Sport. Vedete stasera il Genoa, ma è già Juve-Napoli. Fatevi fatturati vostri. Allegri contro Gasperini va a caccia del record di 13 vittorie consecutive. Ma intanto risponde a Sarri, che aveva sottolineato la differenza di budget tra i due club in lotta per lo scudetto. Intervista a Pianigiani, la Juve si ispira al basket così vola. Khedira si rompe di nuovo, torna col Bayer, si chiede oggi Tutto Sport. Nel frattempo c'è il Chievo per ripartire, Inter, Champions o smobilitazione, i rossoneri a Palermo, Atelei, com'è questo Atelei? Atli. I rossoneri a Palermo, Atili, Milan imita la Juventus. Bene, con questa notizia sportiva anche oggi concludiamo il nostro sguardo tra i giornali e vi diamo appuntamento a domani, come sempre, sulla nostra rete.